Ciao a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Liberamente in Camper. Lei è? Castelli Giuseppina. Dove siamo? Siamo sul lago di Como. Dunque, facciamo un attimo di storia. Sì. Allora, in realtà il lago si chiama? Lario. Brava. Ma soprattutto perché uno dice al lago di Lecco, il lago di Como. No, è lo stesso, che si apre in una forbice. Esatto. Oh, quindi diamo questa prima definizione. In realtà io sono stato ospite in questo campeggio, mi sono fermato questa notte, la voce è un po' cavernicola perché insomma ho fatto la testimone a un matrimonio, quindi mi dovete beccare con questa voce. Allora, io ieri sono arrivato e la cosa che mi è piaciuta subito, e lo vedete nelle immagini, è il dehors che c'è qua fuori, perché voi siete anche un ristorante, esatto, vero? Esatto. Si può mangiare anche come esterni oppure solo per i campeggi? Anche come esterni. Ok, si mangia immagino pesce di lago piuttosto che cucina. Solo pesce di lago. Solo sì, pesce di lago, perfetto. Senti, invece il campeggio, quanti posti ha? Dunque, sono 48 piezzole, sì? Per un circa i 120 ospiti. Ok, e accettano. Lei sta sorridendo là, vuole che dobbiamo andare da quella signora di là? No. È arrivata, si è spaventata e è tornata via. Chissà come hanno tutti paura della telecamera, eppure è così normale. Va bene, accettate tende, esatto, caravan, sì, e camper. Sì. Ovviamente camper non grossi di dimensioni tipo 8 metri, anche perché dubito che riescano ad arrivare dalla stradina che costeggia al lato. Il lago, sì, cioè, insomma, la nostra strada anche, sa com'è. Sì, so com'è, quindi insomma, diciamo un camper piccolino, massimo medio, gestibile. Poi ho visto che avete i bagni strepitosi, sì. Ecco, acqua calda con i gettoni, penso che si acquisti qui, sì, giusto? Sì, la doccia, sì, con i gettoni funziona. Avete il camper service, carico camper scarico service, delle acque? Sì. Quando siete aperti? Dal 1° aprile, sì, al 30 settembre. Anche il ristorante? Anche il ristorante. Perfetto. Ah, delle informazioni, la coppia con il camper sono 28 euro e poi ci sono 60 centesimi invece della tassa di soggiorno. Abbiamo detto tutto, direi. Sì. Okay. Quando venite chiedete di lei. Giuseppina, ditele che siete amici di Cristiano, quello stordito con un occhiale sì e tondo e uno quadrato, lei sicuramente si ricorderà di me e vi tratteranno nel migliore dei modi. Fate i bravi perché a fare il cattivo ci penso io. Ciao a tutti. Ciao.